Ciao ragazzi, 21 marzo, inizio della primavera. Buongiorno dal Teo Crack Apart. Per un crimine al giorno andiamo a vedere oggi un caso di edilizia alternativa a Napoli. Era stata una lettera anonima ad avvertire un messo comunale e i carabinieri, la cui stazione stava semplicemente un piano sopra questo sotterraneo, che all'interno di questo sotterraneo di Fuorigrotta era stato innalzato un muro, insomma, con dei mattoni un pochettino particolari. Quei mattoni contenevano un corpo, il corpo della povera Agostina Calabresi, cameriera. Andiamo a vedere la scheda. 21 marzo 1900, si fa riferimento ovviamente al giorno della scoperta. In questo sotterraneo di Fuorigrotta, posto appena al di sotto della caserma dei carabinieri, fu ritrovato il corpo. Ed esattamente in sequenza, prima le gambe, poi un sacchetto, un involto con all'interno altre porzioni del corpo e infine un paio di scarpe di Agostina Calabrese, cameriera, uccisa a colpi di bastone, poi smembrata e murata da Tobia Basile, anni 56, fornaio del quartiere, insieme alla sorella e tre nipoti, a semplicissimo scopo di furto, insomma un crimine alla Edgar Allan Poe, una muratura con elementi edili abbastanza particolari. 21 marzo, inizio della primavera, 21 marzo 1900, quindi un crimine con dei mattoni insanguinati, e una volta scoperte queste porzioni di corpo, il messo comunale e i carabinieri decisero di fermarsi e aspettare il giudice, perché ne avevano veramente visto abbastanza di horror alternativo all'inizio della primavera, insomma, fuori grotta. Questo è il crimine al giorno di oggi. Il Teo Crack Apart vi saluta. Ci vediamo domani con un'altra pillola di crimine alternativo o poco conosciuto.